Lotto per il futuro, da un concerto si torna senza voce, non senza vita. Hanno deciso di intitolarla così la serie di iniziative organizzate per domenica a Senigallia, in ricordo delle vittime della strage di Corinaldo. Un grande evento per ricordare Emma Fabini, Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti, Mattia Orlandi e la mamma di 39 anni, Eleonora Girolimini, morti nella calca della discoteca Lanterna Azzurra nella notte tra il 7 e l'8 dicembre di un anno fa, mentre attendevano un concerto di Sfera Ebbasta. Domenica, dopo la messa in cattedrale a Senigallia, prevista alle ore 9, al teatro La Fenice verrà presentato un codice etico per i locali. Nel pomeriggio invece alle 15.30 la discoteca Mamma Mia ospiterà un'assemblea aperta agli studenti a cura di Scuola Zoo e dalle 19.30 musica e letture d'autore in piazza Garibaldi, ma anche la proiezione di un cortometraggio di Luciano Cicconi Massi intitolato Mi batte forte il cuore in ricordo delle vittime. L'obiettivo della giornata sarà quello di trasformare la commemorazione in un'occasione di riflessione per guardare al futuro e lanciare un messaggio che parte dalle Marche per arrivare in tutta Italia. I ragazzi hanno il diritto di divertirsi e gli adulti devono creare le condizioni perché questo avvenga in sicurezza. Anche la diocesi di Fano, Fossombrone e Cagliipergola si fa vicina con la preghiera alle vittime e ai familiari coinvolti nei tragici fatti dell'8 dicembre. Per ricordare Benedetta, sabato alle ore 17 verrà celebrata una santa messa nella parrocchia del Carmine a Fano. Per ricordare Mattia, la santa messa sarà celebrata alle ore 17.30 nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria Frontone. Per Asia invece lunedì 9 alle ore 21 nella parrocchia di San Giovanni Apostolo a Marotta si terrà la recita del Santo Rosario attorno al fuoco nella ricorrenza della Madonna di Loreto e affidamento a Maria di tutti i giovani. Un altro appuntamento toccante poi si svolgerà domani a Fano alle 19 quando le luci della città si spegneranno e durante il minuto di silenzio 500 candele brilleranno per ricordare e rendere omaggio a una splendida farfalla bianca. Sì, proprio come quella canzone che il cantante Ultimo le dedicò a uno dei suoi concerti e che riecheggerà in piazza 20 settembre accompagnata da danze soavi e seguita da alcune testimonianze. Si posa una farfalla sulla spalla. Concluderà il pomeriggio una cantante e amica di Benedetta che le dedicherà una canzone accompagnata da una coreografia di palloncini bianchi che si libereranno in cielo con la speranza che questo piccolo gesto possa arrivare direttamente alla giovane fanese e a tutte le vittime di quel giorno maledetto. Le iniziative sono state fortemente volute dalla famiglia e dagli amici di Benedetta e accolte a braccia aperte dall'assessorato al commercio ed eventi e dall'organizzazione del Natale Più che l'ha coordinata. Durante l'evento verranno distribuite le candele, ma è consigliato per chi volesse partecipare di presentarsi già muniti. Anche Fano dunque non dimentica e vuole dedicare questi momenti non solo a chi oggi non c'è più, ma anche a chi è riuscito a sopravvivere a quella tragica giornata e che ancora oggi deve fare i conti con un percorso per riuscire a metabolizzare un dolore così forte e forse indelebile.